rimanendo all'interno, leggeremo il libro di Ezechiele. Ezechiele capitolo 9. Leggeremo dal verso 3. Ezechiele capitolo 9, verso 3. Amen. Cercate il tuo regno, aprite e leggete. Cioè c'è ancora, non hanno tolto ancora, non hanno i tempi che stafferanno le pagine della Bibbia, perché a qualcuno vogliono dire. Ezechiele, nel capitolo 9, leggeremo dal verso 3. Amen. Amen. A Dio la gloria. Amen. Allora la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava, andando verso la soglia del tempio. Egli chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva il calamare di corno da scriba al fianco, e l'Eterno disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nel suo mezzo. Ma agli altri disse, in modo che io sentissi passare nella città, dentro di lui è colpita. Il vostro occhio non abbia compassione e non usata alcuna pietà. Gloria al Signore, vogliamo accomodarci. Gloria a Dio, due aspetti della parola di Dio che ho bisogno veramente stamattina volemente. Sei uomini che furono chiamati dall'Eterno a fare distruzione del popolo di Israele. Gloria a Dio. Ma uno era uno scriba che aveva a fianco un calamaio che doveva segnare sulla fronte coloro che dovevano essere salvati, coloro che soffrivano, gemavano, si turbavano per quelle abominazioni che succedevano nel popolo di Israele. Quelli dovevano essere segnati, ma perché gli altri dovevano essere distrutti? Fratelli cari, la parola di Dio è chiara. La parola del Signore non ha bisogno di essere pelata o magari messo vicino qualcosa per renderla un po' più, no, parla da sé. Nel popolo di Israele si incominciavano a fare, a commettere delle abominazioni, non soltanto abominazioni materiali che molte volte usiamo a guardare, ma c'erano delle abominazioni fatte verso il Signore. Ezechiele era stato posto come sentinella per parlare e per dire la verità per il bene del popolo di Israele, per gli esili che stavano in Babilonia, per quelli che erano tornati. E lui doveva avvisare. Dice: lo Spirito dell'Eterno mi condusse, mi parlò, mi portò, mi fece vedere, mi trasportò nella città e mi disse: figlio d'uomo, fai un foro nella parete e guarda al di là perché c'è qualcosa che non va. Gli occhi dell'Eterno sono su tutta la faccia della terra. Quando gli uomini di Dio si mettono a sua disposizione, Dio parla. Sempre per il bene del popolo. Dio lo parlò, lui fu trasportato e incominciò a vedere delle cose che erano contro il Dio. Non erano cose che commettevano soltanto per far del male ai fari loro. Che c'è un male che noi facciamo, è vero, che facevamo sulla terra, che ci faceva male a noi stessi. Non uccide, ma non mettono per fare il male tra noi stessi. Ma ci sono dei mali che appartengono a Dio
dobbiamo stare attenti. Dice la scrittura che quando Ezechiele passò e si fece questo foro nel muro, nello spirito lui vide e incominciò a guardare e a vedere che c'erano delle donne di Israele, erano raccolte e adoravano un certo Tammuz, un dio pagano, donne che appartenevano al popolo di Israele. Vai oltre, figlio d'uomo, disse l'Eterno ad Ezechiele, tu guarderai ancora, ci saranno ancora altre abominazioni. Egli guardò, andò oltre e cominciò a vedere degli anziani che facevano il culto dentro le loro case intagliando degli idoli, mettendolo sulle pareti e incominciando a fare anche delle abominazioni che avevano degli animali impuri, cose che Dio aveva detto al popolo di Israele che non dovevano commettere, non dovevano fare quelle cose. Dio aveva dato degli ordini. Vai oltre, figlio d'uomo, ne vedrai ancora. Nella casa di Israele, nel mezzo del suo popolo, io andai a guardare, dice Ezechiele. E lì c'erano degli uomini che erano rivolti verso il sole e adoravano il sole. Signore aiutaci, stiamo in tempo. Ma non aveva detto il Signore, adora il Dio tuo, solo a Lui rendi il culto. Non è detto adora il Signore, il Dio tuo in spirito. Ma questo popolo incominciò a peccare contro l'Eterno, a deviare la loro vita, perché il loro cuore era rivolto a queste cose abominevoli. Oh, io vedo che ci sono fratelli che hanno il sole in petto. E fratello, ma quello è soltanto un simbolo. Altri ho visto dei pesci attaccati dietro alle macchine, come se dovremmo essere distinti da quel pesce perché rappresenta la persecuzione che mettevano i cristiani quando stavano a tempi antichi fuori. Ma non siamo un popolo che dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. Non siamo un popolo che quando chiediamo, dobbiamo alzare gli occhi al cielo per adorare Dio. Si erano deviati, si erano fatte delle immagini, delle sculture. Stamattina una sorella mi ha confermato, dicendo io a mio fratello, io mi sento quando sto a casa qualcosa che mi turba, ma il mio cuore quando io qua esplode e fa lì. Ma forse non saranno qualche cosettina. Ma come mi avrà legato il cuore? Perché mi ha confermato il testo? E mi ha fatto capire che lei sta sulla via della verità. Che qualsiasi cosa ci sia in casa, bisogna toglierlo. Perché quando si fa un peccato tra noi, chiediamo a Dio, Dio ci perdona. Ma quando incominciamo a trasformare il nostro culto su altre cose, non va bene. Chi ci perdona? Se tu stai adorando un altro Dio, se tu ti stai affascinando a delle cose materiali, ma chi ti tirerà fuori? Perché Dio ti ha indirizzato come devi adorare Lui, come lo devi servire, come lo devi amare, come lo devi supplicare, come lo devi chiedere. Figlio d'uomo, fatti un foro, trapassa per lo spirito, guarda, ti farò vedere come stanno, in quale condizione. E ditemi una cosa, Dio cosa doveva fare in quel tempo? Cosa dovrà fare il Signore quando ritornerà
e vedrà queste abominazioni, specialmente contro di lui. Perché sapete, la cosa oggi si innalza sempre la creatura. Si sta innalzando molto la creatura, ma si sono dimenticati del creatore. Qualcuno dice, cambia la musica, come si dice? Cambia il maestro, la musica è sempre quella. E andiamo sempre di male, ma vanno sempre di male in peggio. E il Signore lo trasportò e lui incominciò a vedere donne che dovevano onorare Dio. Erano radunate per stare davanti a un Dio pagano, Tammuz. Anziani di Israele che dovevano giudicare. Anziani di Israele che dovevano parlare da parte di Dio in mezzo al popolo di Israele, che incominciavano a fare i culti e rivolti verso il sole. Giovani anziani che si facevano e si rintagliavano tutte quelle abominazioni sulle loro pareti e le loro case. Non è così che Dio comanda, non è così che Dio che bisogna camminare. Gesù ha detto vicino alla Samaritana espressamente: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, e quelli che Dio adora devono adorarlo così, perché lo richiede il Signore. E Dio aveva comandato ad Ezechiele: hai visto? Ma guarda bene, perché? Guarda bene, perché in mezzo a questa gente c'è gente che soffre, in mezzo a questo popolo, il mio popolo, c'è gente che soffre, c'è gente che guarda e non approva. Perciò allegriamoci, noi stiamo in mezzo a un mondo, ma non approviamo. Non ti siedere al banco degli schernitori, noi non approviamo così abominevole. Perché noi siamo coloro che adorano il Dio in spirito e verità, coloro che chiedono al Signore nello spirito, che piangono e alzano gli occhi verso il cielo, da dove ci viene l'aiuto. Guarda bene in mezzo a questo popolo, perché ci sono delle persone che piangono, gemono, non sono d'accordo con quello che si fa, ma questi io mando 6 angeli, 5 distruggeranno, ma uno sarà quello che segnerà sulla fronte. Un uomo che aveva un calamaio ai fianchi con una penna che doveva segnare sulla fronte. Grazie a Dio che ha mandato Gesù Cristo, ci ha segnati con il suo sangue prezioso. Mosè, prendi un agnello e segna sugli scrigni delle porte, che quando passerà l'angelo della morte, questi segnali, queste case non verranno toccate, e tu non sarai toccato, e tu non sarai toccato, perché il Signore ti guarderà da ogni cosa. Ma stiamo attenti, non ci intagliamo idoli. E ho visto sulla casa di persone credenti che avevano quadri di animali, di cani. Ma cosa sta succedendo? Ma fratello, questo non è buono. Ma quello è soltanto così, una cosa così. Non è buono! Perché noi dobbiamo adorare Dio in spirito. Non ci insegna la parola di Dio. Scrive sugli schibi delle tue porte, delle tue pareti, la parola di Dio, senza avere nessun intagliamento di idoli, senza avere alcun segno, pesci, sole, luna. Piano piano, mi è piaciuto il fratello quando ha detto: ho trovato due cose in questa comunità, semplicità e potenza di spirito.
così dobbiamo camminare, così dobbiamo adorare il Signore, come Lui ci ha insegnato dall'inizio, in spirito e verità, ma deve dare una distruzione. Ma ci sono delle persone che c'erano, ci sono degli uomini che non approvano, stanno soffrendo, e quante volte noi vediamo le cose che non vanno e soffriamo quando una persona fa il prepotente su un altro. A me suscita dentro il mio cuore: ma chi sei tu che fai questo? Pur essendo piccolino, bimbellino, pure davanti a persone altre, mi sento dire: chi te la dà questa autorità? Il diavolo. Perché Cristo non ci ha dato questa autorità di fare i prepotenti sugli altri, non ci ha dato autorità di adorare altre cose. Dio ci ha dato di essere uomini, figli di Dio. Dio ci ha dato di essere tutti fratelli, gloria al Signore, di essere tutti uguali, di stare insieme, di condividere il suo amore. Io ho visto, fratelli, nelle famiglie, che i migliori papà hanno voluto che le generazioni si unissero, ma poi abbiamo visto che i cugini, i fratelli, gli stessi, le sorelle si sono scattate e si sono odiate, pur nonostante la buona volontà dei padri. Ma perché? Perché ci vuole Gesù per unire, perché Gesù è colui che mette nel cuore la pace, l'amore, Lui mette nel nostro cuore la vera adorazione. Ci sono queste persone che stanno gemendo, stanno fremendo dello spirito, non approvano quello che stanno facendo, a quelli segnano, perché quelli saranno salvati. Gloria a Dio! E verrà il giorno che noi saremo salvati, ma non perché ci ha segnato qualche scriba con un calamaio particolare, con un inchiostro particolare, no! Ma siamo salvati per il sangue di Gesù, perché è Lui che ha pagato per noi, e noi saremo salvati per Lui, in Lui. Ma fratello, tu non sei una fratella, tu non fa capire bene, ma cosa vuoi dire? Noi siamo salvati per il sangue dell'agnello, così disse Martin Luther alla fine. Gli allora gli accusavano tutto quello che aveva fatto, ma lui disse bene, ha detto: segna la linea, il sangue di Gesù Cristo mi purifica da ogni peccato, perché è Lui che ci segna la nostra fronte, il nostro cuore, ci ha dato una circoncisione diversa, non più quella che fece Mosè, ma la circoncisione del cuore, quello di cambiare il nostro cuore. Lo dice lo stesso Ezechiele, che Lui cambia i cuori, che Lui cambia le menti. E l'Eterno comandò: Ezechiele, sentinella, figliuolo mio, figliuolo tuo, hai visto cosa si commette? Hai visto abominazioni che riguardavano l'Eterno? Perché i loro occhi non erano più rivolti verso il Dio. Non si erano dimenticati che nel tempio di Salomone si doveva fare l'offerta, si doveva investigare il sacerdote, si doveva incominciare a fare i profumi, gli olocausti, il servizio a Dio. No, zitto nelle case. Senza, no, l'Eterno non ci vede, ci ha abbandonati. Che vede l'Eterno? Noi possiamo fare quello che vogliamo. E si facevano gli intagliamenti sulle pareti, si facevano, adoravano gli animali impuri, e tutte quelle cose. Altri adoravano il sole, avevano aperto un foro nella parete sopra la pelle e incominciavano a guardare verso il sole e adoravano il sole. Altri adoravano Tammuz, un altro dio pagano. Quante abomini, queste erano abomini verso Dio. Non erano peccati, erano fatti da loro, che potevano chiedere al Signore. Il cuore si era rivolto verso queste cose abominevoli e avevano rinnegato
Dio di Israele, Signore, grazie stamattina. Fratello, non sei contento di appartenere a Dio? Te ne sei pentito, sorella? Non sei orgogliosa? A me quando mi guardo mi fa tu, un figliuolo di tuo fumare, no? E chi sei? Un figliuolo di Dio. Ma da quanto tempo ti è successo questo? 38 anni fa. Ma non hai vergogna? Ma tu sei diverso. Ma tu non parli quando ti dicono qualcosa. Non fai bene per noi. Noi adoriamo un altro Dio che ci dà la forza. Come lo vedi sugli altri, tu ci dai. Questo è il nostro Dio. Il mio Dio è diverso. Il mio Dio è diverso. È un Dio d'amore, di pace, di giustizia. È un Dio che va lodato. È un Dio che va esaltato. È un Dio che va dato tutta la nostra lode e la gloria, sorella. Non ci tratteniamo niente. Diamo tutto al Signore quando preghiamo. Al Signore, alla faccia dell'Eterno, al nostro Dio, e noi andremo bene. Perché quel sangue ci segnerà ancora. L'apostolo Giovanni dice: voi avete il suggello, nessuno vi può deviare o vi può mettere al di sopra. Voi avete l'unzione del Santo, il suggello. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo il sangue di Gesù. Ma cosa ci abbiamo bisogno? Di che cosa abbiamo bisogno? Dell'avvelenamento. Il avvelenamento, oggi si fanno gli avvelenamenti nelle chiese, alcune chiese cristiane. O abbiamo bisogno di un bel presepe per accarirci e per farci un po'. Di che cosa abbiamo bisogno? Degli idoli, abbiamo bisogno di un'altra cosa. Signore, aiutaci. Non per pesciolino sulla macchina. Una volta si mettevano le iscrizioni sulle macchine. Oggi non si usa più perché i cristiani ci hanno vergogna. Mettono questi stempi materiali per deviare dalla realtà. Un fratello scrisse dietro alla sua macchina una 126 tanti anni fa. Il 126 ci aveva scritto: Gesù è il figliuolo, Dio è il padre e il vicario di Cristo è lo Spirito Santo. Io vidi una scena che mi rimase. Passò un prete vicino, si fermava, poi se ne andò, poi tornò indietro e guardava continuamente. Ma non è stata la parola che ha colpito quel uomo. È stato il pesciolino, oggi ce l'hanno tutti. Voi se comprate la moda oggi, sopra le borse, c'è questo pesciolino. Ma che ne hanno fatto? Un segno di moda. Ma cristiani figlioli di Dio, dove stanno andando? Adoriamo Dio gli spiriti e verità, facciamo il culto al Signore pentecostale come Dio ci ha chiamati, e noi saremo insegnati. Ma diciamo, ma perché cosa fa una medaglina? E che cosa fa un pesciolino? E che cosa fa l'intagliamento? E che cosa fa che io mi rivolgo da solo e dico quanto è bello questo? Ma tu invece dica questo: di quanto è meraviglioso colui che lo fa, di quanto è meraviglioso colui che è il creatore, colui che io non vedo e credo, colui che non lo vedo e lo sento dentro di me. Questo devi fare, se fai così sarai segnato, saremo segnati e non saremo distrutti, perché il ruolo è il segno per non spaventare. Ma il segno è spaventoso. Ma Dio è misericordioso, perché è colui che segna. Quando vede i cuori che soffrono, i cuori che sono per la giustizia, chi persisterà alla presenza dell'Eterno? Chi salirà al monte dell'Eterno? Il salmista dice: l'uomo è giusto, dalle mani pulite, e sente dentro l'amore, la giustizia, freme e brama che Dio parla e che Dio conduce.
Signore, grazie con tutto il cuore stamattina, perché la tua parola ci ha messa a nudo. Che fa questo, che fa questo? Fanno tanto, perché dice dove sta il tesoro. E il tesoro può essere qualsiasi cosa che possono bloccare il tuo cuore. Dove sta il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Allora liberiamoci stamattina. Se ci sono delle liberazioni che ti trattengono, chieda al Signore. Dio libera, Dio libera, Dio ti segna, Dio ti purifica, Dio ti potenzia di quello che viene dall'alto. E quest'uomo segnò, il testo ultimo dice, l'Eterno Signore, o Eterno, è stato fatto tutto quello che tu hai detto, perché si porterà a compimento tutto. Gesù è venuto, è morto, è risorto e ritornerà. Tutto verrà a compimento, perché la parola di Dio è sia nell'Alfa e Omega. Siamo scelti di Dio. Gloria a Dio. Grazie. Alleluia. Rivolgiamoci a Dio, rivolgiamoci al Signore.